Il progetto di informazione delle scuole circa la gestione del bambino con diabete tipo 1 è un progetto nato molti anni fa e inizialmente devo dire che ha trovato grandi difficoltà, soprattutto nella scarsa disponibilità da parte della scuola di farsi carico comunque di bambini che hanno delle esigenze, che è inutile nascondersi che questi bambini hanno esigenze che sono un pochino diverse rispetto a quelli, ai loro coetanei che non hanno questo tipo di problema. Il bambino con il diabete infatti può incorrere in episodi di ipoglicemia, può dover somministrarsi l'insulina a scuola e via dicendo. Inizialmente quindi la scuola era un po' chiusa, era un po' restia anche a prendersi carico di queste esigenze. E anche noi come personale sanitario facevamo incontri a spot, rari, e sicuramente avevamo anche un approccio molto più impositivo e medico in senso stretto piuttosto che forse umano. Nel frattempo, diciamo che siamo anche venuti un po' incontro, abbiamo capito anche quali erano le esigenze sia della scuola, oltre a quelle dei genitori, oltre che nostre, di medici. Abbiamo capito che comunque lo scontro non porta certo a nulla di positivo e abbiamo cercato di fare un'informazione che fosse realmente più vicina sia alle esigenze del bambino e della famiglia, ma anche a quelle degli insegnanti. Abbiamo capito dove gli insegnanti erano restii, dove gli insegnanti avevano perplessità. Abbiamo capito soprattutto che era un po' l'ignoranza dell'argomento che creava grande diffidenza. E allora abbiamo un pochino orientato questa formazione, a, diciamo, dei punti che fossero, effettivamente poi seguibili da parte degli insegnanti. Quindi non chiediamo cose, diciamo, fuori da quello che sono i loro compiti anche istituzionali, anche legali, semplicemente noi portiamo la conoscenza del diabete nelle scuole, portiamo la conoscenza quindi di quelli che sono gli strumenti per gestire il bambino con il diabete, quindi noi innanzitutto abbiamo anche intensificato gli incontri perché effettuiamo incontri su tutte le scuole che lo richiedono, ma soprattutto sulle scuole che hanno bambini con il diabete. Pensiamo che fare degli incontri in generale sul diabete, parlando a persone che in realtà non sanno neanche di cosa stiamo parlando, sia abbastanza poco costruttivo. Ma se noi, andiamo poi su richiesta dell'insegnante stesso, della scuola stessa, laddove ad esempio abbiamo un esordio di diabete, quindi laddove l'insegnante sente la necessità di dover imparare a gestire la patologia, allora sicuramente il nostro intervento sarà sicuramente più efficace. Inoltre, cerchiamo di dare conoscenze anche molto pratiche. Ad esempio, noi insegniamo anche al personale scolastico a effettuare un controllo della glicemia, spiegando che effettuare un controllo della glicemia in determinate condizioni mette l'insegnante in sicurezza e gli permette di comprendere se realmente quel bambino in quel momento ha un'esigenza specifica oppure invece quel bambino ha magari delle problematiche che non sono legate al diabete. Quindi noi facciamo fare la glicemia agli insegnanti quasi come gioco. Gli insegnanti tra di loro si effettuano un controllo della glicemia, così facendo imparano, perché secondo noi se l'insegnante impara a fare una glicemia può decidere se eseguirla o no, ma se non impara non potrà mai scegliere, non potrà mai fare una glicemia.